e che cosa si fa alla fine di ogni anno? Si buttano le cose vecchie per fare spazio a quelle nuove. Ah, noi dopo i lavori, ragazzi, in cucina c'è qualcosa che non va, nel senso che non abbiamo sistemato bene. Quindi io e Steph, che oggi è felicissima di fare questa cosa, abbiamo deciso di fare un bel decluttering, quindi andremo a eliminare un bel po' di cose. E la prima cosa che andiamo a eliminare è questa bella friggitrice che ha preso mia moglie e che non vedo l'ora di lanciare dalla finestra. Quindi, Steph, da dove partiamo? Dall'alto. Dall'alto? Cioè, quindi tiriamo fuori tutto, mettiamo tutto sul tavolo. Pronti via, io filmo e tu svuoti, dai. Sì, certo, tu filmi. Allora, ragazzi, di sicuro in questo video ci vedrete litigare, perché adesso vediamo. Io sono quello che vuole eliminare tutto e tende a tenere pochissime cose. Mia moglie è un po' il contrario, sì. Quindi di sicuro sarà una bella guerra. Sì, lo so, ma queste possono tranquillamente volare. Non tutte, assolutamente no. Ma se non le usiamo mai? Le usiamo? Non tutti i giorni, Fabio. Tu usi tutto tutti i giorni. E appunto. Appunto, non si buttano tutti. Boh, allora, io tiro fuori tutte le padelle. Perché qui, con il fatto che comunque abbiamo fatto i lavori e ci siamo un po' stretti, adesso c'è veramente da fare una bella selezione. Ecco, vedi? Hai voluto farlo tu, sto decluttering? Vedi? Ecco, infatti, questa è una cosa che non avevo calcolato, cioè che dobbiamo anche pulire tutti i mobili, ovviamente, se li svuotiamo, porca miseria. Allora, non sono sicuro che finiremo oggi, perché già questa è un po' la situazione. Boh, sì, ma poi, perché lo so che non è che servono tutti i giorni, niente, a parte i piatti e i bicchieri che servono tutti i giorni. È quello che ti sto dicendo. Il resto non serve tutti i giorni. La regola del minimalismo è, se sì, negli ultimi 3 mesi quella cosa non l'hai utilizzata, vuol dire che non ti serve. Non sono d'accordo. Vabbè, no, sì, ci sono delle cose che usi d'estate magari e non d'inverno. Ok, sì. Però ecco le cose che abbiamo eliminato dopo 10 minuti. Ora non elimineremo tutto definitivamente, però ragazzi, di roba inutile ce n'è. E questo tante volte è un problema, perché non abbiamo spazio, compriamo la casa più grande perché non abbiamo spazio. Dopo 2-3 anni che abbiamo la casa più grande, comunque non abbiamo spazio, perché continuiamo ad accumulare roba. Noi, da quando siamo diventati minimalisti, facciamo decluttering costantemente, almeno, quante volte lo facciamo, Steph? Almeno due volte all'anno, no? Due volte all'anno, sì. Due volte all'anno sicuro, a volte anche tre. E comunque siamo bene, perché abbiamo le cose che ci servono. Ok, allora, prima soluzione che abbiamo trovato, eccoli qua, contenitori di plastica nel cassetto, anziché averli nel mobile qui con l'anta che ogni volta devi tirare fuori. Invece qui, tac, dall'alto se lo devi prendere. Qua ci sono tutti i coperchi. Sì, questo secondo me è molto più comodo. Fatemi sapere nei commenti, secondo voi, se è meglio così o averli nel mobile con l'anta. Questo qua, invece di metterlo da un'altra parte, lo vorrei messo qua. Che almeno lo prendi quando ti serve, non devi prendere anche uno sgabello né niente, no? Va bene, però devi alzare la... La mensola lì, ma no, sì. Ma ci entra, Steph. No, devi alzare. Ma non ci vedi? Non ci entra, Fabio. Oh, cazzo. No, vabbè. Ascoltarmi no, eh. Vabbè, c'avevi ragione te. L'alzo. Quindi alzi e poi... Sto zitto. Va bene. Va bene. Quando si fanno questo tipo di lavoro, poi ti rendi conto che hai spazio in più. Che adesso stiamo cercando adesso di sistemare meglio anche il discorso padelle e tutto quanto per essere più comodi, ma abbiamo spazio in più, quando fino a stamattina non avevamo spazio dove mettere la roba. E la colpa di chi è? Sempre della Stefanina. Ragazzi. Allora, vabbè, aspetta. Io sono già stanco, ragazzi, ve lo dico. Infatti mi sono fermato a fare un aperitivo. Sì. Mi lascia finire a me. Io vi faccio ridere ora. Sale una mucca su una montagna.
Papi, sta salendo una mucca sulla su una montagna. Vabbè. Sta sale... è mu! Allora, credo che Fabio si sia nascosto di là e mi ha lasciato da sola a sistemare il resto. Andiamo a vedere. Fabio? Oh! Cosa fai? Stavi? Stavo. Dobbiamo andare a finire. Ma hai lasciato ma da sola? Ma non abbiamo mai detto che abbiamo finito. No, non l'ho detto. Hai detto me, me ne sono andato. Lui mi dice facciamo decluttering della cucina e poi cazzeggio sul telefono. Vabbè, dai. Via. Sono stanco. No, ma questo qui ti avevo detto che non lo facevamo. No, lo facciamo perché sennò non riusciamo a mettere le altre cose. E i bicchieri dobbiamo sistemare nella credenza lì che avevi detto tu. Quindi non li mettiamo più là, ma li mettiamo secondo là. Me sì, però... Ok, quindi mentre mia moglie sistema, vi faccio vedere un po' come abbiamo messo, eh. Ah, qui, che è di fianco ai fuochi, tutta la dispensa con l'olio, scatolame e tutto quanto, perché tu prendi, tac, tac, e cucina questa parte. Poi qua sopra ci sono gli utensili, là in alto è praticamente libero, abbiamo uno spazio vuoto, vabbè, qua i soliti piatti. Qua sopra altri piatti, roba varia, che sono cose che comunque utilizziamo poco. Le ho messe più in alto. E poi niente. I bicchieri e le tazze le abbiamo messe in questa credenza antica, stupenda, che mi ha regalato il mio papi. E di qua metteremo tutte le merende, praticamente merende, dolciumi, biscotti, caffè, là in alto farine, robe varie. Quindi direi che per oggi la finiamo qui, non abbiamo ancora finito al 100%, finiamo domani mattina e vi faccio vedere tutto quello che abbiamo eliminato. Quindi passiamo a domani. E buongiorno, eccoci qui, the day after. Ho raccolto tutto sul tavolo, tutto quello che abbiamo scartato. Ovviamente, come dicevo prima, ieri per me, prima per voi, non andiamo a buttare tutto, ma delle cose le metteremo in cantina perché le utilizziamo abbastanza raramente e vabbè, quando ne abbiamo bisogno andremo giù a prendere per le occasioni speciali, come ad esempio questo pentolone qui. Poi vabbè, questi, i ghiacci li utilizzeremo l'estate quando andiamo al lago, quindi adesso possono andare giù. Queste teglie rotonde per la pizza che Steph aveva preso ma che poi alla fine non abbiamo quasi mai usato. Un piatto di Natale che non utilizziamo mai. Pentole, cose, questi qui non li butto. Flute, ciotole che non ci servono. Qui abbiamo tutta una roba di plastica che, di cui abbiamo fatto appunto una selezione. Finalmente buttiamo anche questa friggitrice che adesso devo pulire, che alla fine vabbè Steph pensava di usare, invece non abbiamo utilizzato quasi mai negli ultimi mesi. E quindi questo ciotolone lo prendiamo perché magari quando c'è da fare insalatone di riso, cose, o quando c'è un po' di gente ci serve. Poi è molto bella anche della Tupperware, quindi è un peccato buttarlo. Questa tortiera invece in più. Poi abbiamo altre cianfrusaglie qua. E quindi questo è tutto quello che abbiamo eliminato. E quindi niente ragazzi, questo era il nostro decluttering. Era anche un po' per darvi un esempio appunto di tante volte in cui abbiamo bisogno di più spazio, più spazio, più spazio, ma in realtà abbiamo bisogno di più spazio perché abbiamo tante cose di cui non abbiamo bisogno, che non utilizziamo, che accumuliamo nel tempo, e quindi abbiamo bisogno di più spazio. Ma abbiamo veramente bisogno di più spazio oppure abbiamo bisogno di capire quello di cui realmente abbiamo bisogno? L'altro motivo per cui ho voluto fare questo video è perché con il decluttering tante volte ci sono delle cose che si possono comunque rivendere, non ne abbiamo bisogno, non le utilizziamo più da tanto tempo, ma si potrebbero rivendere, e quello è una buona occasione per tirar fuori dei soldini e magari metterli da parte per un fondo degli imprevisti o per altri obiettivi che abbiamo nella nostra vita. Mi raccomando ragazzi, seguitemi su Instagram perché vi parlerò un pochettino della nuova configurazione della cucina. Speriamo di essere comodi per come l'abbiamo studiata. Iscrivetevi al canale, lasciate un like, commentate, e noi ci vediamo al prossimo video.